Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nostro nuovo video di Schiaccia quel giorno. Allora, oggi, come potete vedere, possiamo, non toccare per favore, possiamo vedere quello che registriamo. Allora, Matteo sta cercando di stoppare dalla TV. Poi, il mio primo video così. Ok, oggi avevamo programmato di fare ricchi verso i poveri. Sì. No, già, no. Okay. Ok, oggi fermo la scuola. Ricchi verso i poveri. Vado a preparare tutto. No, non chiudere. Vabbè, fai. Noi prendiamo le patate, le prendiamo, però il pollo è direttamente. Ah, che fai? Quindi Natale, ciao caro Luca, tanti auguri, tu non la risposta. Niente, capito? Nemmeno. Non ci ho mai cagato. Maestra, sì? Ah, sì, tema dell'amicizia. Io non ho amici, quindi fatemi disegnare il mio amico immaginario. Ci avresti a fermarti, visto? Ma sono leggere. Sembra la mano della pizzera. No, che schifo. No, una schifezza completa. Il latte è quello che viene da Ricchi. Che cos'è? Allora, io compro una cioccolata alla fine. Che costa una tavoletta? E la cioccolata? Allora, ecco. Allora, Gio, che cos'è Gio? Quella è la tua scrivania. Gio, Gio, mi sto alzando. Gio, è per favore. Posso andare io? Gio. Allora, per poveri non c'è la musica. Tutto l'appello. No. Ok, come questo disegno che Alice ha fatto. I più ricchi. Io devo essere questo. Mi serve la penna. Mi serve la penna, per favore. No, non ho capito, l'avo sale. Allora, ok. Che facciamo? Ok, oggi... Ok, oggi faremo... Lo sai, ti vedo. Ok. Ok. Io sto disegnando. Alice sta vedendo cosa sto facendo. Le ho preso la penna. Dai. Dici, però... Sto disegnando una femmina. Uno scarabocchio un po', perché non è che so disegnare granché da poveri. Ok. Alice, basta guardare, è troppo. Posso scrivere più poveri?
Vediamo anche le sombrellone che non allora, ha fatto. Allora, guardate cosa ho fatto. Luca, è fallito stasera, così non è. Guarda che sono andato. È questo, ok. Guarda la TV, così puoi capire meglio. Ok, secondo, grammatica. Dai, bimbe, veramente. Andiamo, e video si conclude qui, ciao! Ciao, ciao. E si è interrotto bruscamente.